Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi i miei ultimi acquisti e i regali che ho ricevuto per il mio compleanno. Parto con il mostrarvi queste ballerine, di cui, vabbè, ne ho tirata fuori una per il momento. Sono delle ballerine che si ripiegano e si possono mettere in borsetta, quindi si possono portare in giro, ma sono comodissime, cioè io non ho un paio di ballerine così comode, sono davvero molto confortevoli. E poi mi è piaciuto davvero tanto l'abbinamento di colore, con questa punta così azzurra e il resto invece nude. Mi sono piaciute davvero tanto. Un'altra scarpa che ho preso è questa della Drunk Monkey, è molto carina, avevo davvero bisogno di una scarpa bassa che non fosse Converse. E queste sono davvero particolari, hanno questa trama tribale con un abbinamento di colori che mi è piaciuto da subito e quindi ho detto devono essere mie, le userò per tutta l'estate. Un'altra cosa che ho preso sono due rossetti della Essence, uno è rosa, un rosa abbastanza acceso, l'altro invece è una via di mezzo fra rosa e l'arancione, molto carini. Ho comprato inoltre questo kit della Pupa, in cui praticamente c'è uno smalto arancione, ma non così chiaro come dice la confezione, è davvero molto acceso, e ci sono appunto delle fettine di frutta. Secondo me è un'idea molto carina per l'estate da mettere magari solo sull'anulare, perché su tutte, non lo so, non mi convince su tutte, però mi sembra un'idea molto carina. Ho comprato questa canotta della Gaz, molto bella, molto estiva. Dietro è liscia bianca, ma davanti ha una stampa stupenda con questi fiori su sfondo blu che sembra mare, proprio è davvero stupenda, è una cosa carinissima. Ho preso inoltre questa maglietta da Pull&Bear che sembra crop top, ma in realtà è abbastanza lunga, cioè mi arriva comunque all'attaccatura dei pantaloni. Si dice attaccatura? Boh, vabbè, fate finta che si dica così. E ha le maniche con il risvolto, che è un dettaglio che mi piace tantissimo e sta andando davvero tanto. E oltre al colore che mi piace molto, c'è scritto Gossip Girl, che è una delle mie serie TV preferite di sempre, quindi ho detto devo averla, è mia. Sempre da Gas ho preso questo giacchetto di jeans molto carino, anche questo è corto, mi arriva circa alla vita e mi piace tantissimo perché non ha il solito colletto, ma è aperto davanti. E poi le tasche sono un dettaglio davvero molto bello secondo me, che ha le tasche vere sopra e finte sotto. Mi è piaciuto subito. Un'altra cosa che ho preso sono questi occhiali davvero fantastici. Non so da quant'è che cercavo degli occhiali così con la lente a specchio colorata, perché mi stanno piacendo tanto. E anche la forma e la montatura è davvero molto bella. L'ultima cosa che ho preso è questa maglietta da Stradivarius, è un po' stropicciata ma vabbè, e bianca, anche questa sembra corta ma in realtà arriva proprio al jeans o comunque al pantalone, e mi è piaciuta subito perché ha questo sfondo azzurro-verde simil Tiffany con la Torre Eiffel che io adoro, e quindi è anche molto leggera, proprio estiva, mi è piaciuta tanto. Passiamo ora ai regali di compleanno, sono davvero super entusiasta perché ho ricevuto tantissimi regali, non me l'aspettavo, quindi sono davvero molto contenta. Ho ricevuto una videocamera, che è quella con cui sto filmando, che è una Canon Legria, mi sembra. Ho ricevuto inoltre dei fumetti, L'attacco dei giganti, il numero 11, che è l'ultimo uscito che mi mancava e di cui sono patitissima. Ah, tra l'altro dell'attacco dei giganti ho ricevuto anche Eren in formato chibi, è stupendo, c'ha questi occhi tipo spiritati, è davvero troppo carino, se ne trovo altri me li devo assolutamente procurare. Inoltre ho ricevuto il set di Yokoi, che è un altro fumetto che mi piace tantissimo, solo che non riesco a continuare perché mi manca il 4, cioè ho tutti i numeri fino al 7 ma mi manca il 4, quindi non riesco a continuare, mannaggia. Ho ricevuto poi un sapone alla jojoba e calendula per pelli sensibili dell'erbolario. Ha un profumo davvero buonissimo ed è davvero molto delicato. Poi, sempre dell'erbolario, ho ricevuto una maschera viso all'argilla e propoli. Questa la devo ancora provare, però penso sia abbastanza simile a una maschera che ho della Clinique, che è sempre così all'argilla, e con cui infatti mi trovo davvero benissimo perché è opacizzante, quindi devo provarla. Da mia morosa ho ricevuto un altro peluche Trudy, questa volta una tartaruga, è tenerissima. Poi mi piacciono tantissimo i peluche della Trudy perché davvero
curano tanto i dettagli, cioè la pancia di questa tartaruga quanto è bella, è fantastica, è davvero, poi è davvero stupenda. Poi comunque non avevo la tartaruga fra i peluche, quindi sono davvero contenta. Ho ricevuto poi una crema occhi della Dior, fa parte della linea Hydra Life, di cui ho anche la crema per il viso, ed è una crema davvero molto leggera, pro giovinezza, ed è la prima occhi che utilizzo, e mi sono resa conto che mi mancava sta cosa, perché io infatti sotto gli occhi sono, cioè ho la pelle molto, non raggrinzita, però davvero ruvida, con dei pallini, da quando la uso davvero è soffice, morbido, è proprio fantastico, è tutta un'altra cosa con questa crema. Ho ricevuto poi un paio di libri utili, nel senso taglio cucito, tecniche di taglio cucito, che non vedo l'ora di consultare perché mi piace tantissimo cucire, adesso ho anche la macchina da cucire, quindi sono super curiosa di vedere cosa posso fare. E un altro dei libri è questo sull'origami, che sono felicissima di avere perché mi piace tantissimo piegare la carta, ma i libri che ho a casa sono su origami che ho fatto tipo 5-6 volte, cioè ormai li ho rifatti tante volte, quindi adesso ho l'opportunità di fare dei nuovi origami. Ho ricevuto un paio di cose da Lush, la prima è un balsamo labbra, si chiama Usami, ed è un balsamo all'olio di cocco, vaniglia e limone, ed è davvero buono, è buonissimo, non solo per il sapore che è davvero fantastico, ma comunque davvero idrata, cioè io ho le labbra tendenzialmente secche, con questo davvero diventano sofficissime. E l'altra cosa da Lush è una spumante a forma di tulipano, buonissimo. Davvero buonissimo, i prodotti della Lush per la vasca sono i miei preferiti in assoluto, sono cose davvero buonissime, fantastiche, cioè le adoro, si va a colpo sicuro se mi si regala una cosa del genere. Ho ricevuto poi diverse cose della Yankee Candle, la prima che vi mostro è questa giara, sì, e questa è al gelsomino, si chiama Midnight Jasmine ed è buona. È davvero buona, perché anche se è comunque un fiore, per me è comunque fresco. E secondo me, non vedo l'ora davvero di accenderla, perché secondo me ne impazzirò. Non riesco neanche più a parlare, mi ha intontito questo profumo. Un'altra cosa che ho ricevuto è il votivo Turquoise Sky, di cui ho la candela, adesso non si vede forse, o forse sì. Ho comunque la giara media perché mi piace tantissimo e quindi questo di sicuro mi piace da pazzi. Come odore freschissimo, proprio sapore di spiaggia. Ho ricevuto poi due tartine, non mi ricordo come si chiamano. Una è alle ciliegie, non pensavo mi potesse piacere l'odore di ciliegie, ma questo non è troppo dolce, cioè ha solo il meglio della ciliegia, diciamo. E l'altra invece si chiama Black Plum Blossom, quindi sono i fiori di prugna. Anche a me, cioè, la prugna non mi piace, però questo odore mi piace tantissimo. È un profumo davvero buonissimo. Non vedo l'ora di provarlo. Un'altra cosa che ho ricevuto è una riccia capelli della Philips. Ho controllato la scatola, non volevo fare figuracce. E non so ancora utilizzarlo per bene, ma mi sto impratichendo perché adesso con i capelli, adesso li ho raccolti, però ho i capelli abbastanza lunghi adesso, almeno mi arrivano sotto le spalle, quindi volevo cimentarmi in nuove acconciature, volevo provarle, non avevo mai avuto una riccia capelli, quindi sono curiosissima di provarlo, non vedo l'ora. Ultimissima cosa che ho ricevuto è questo Kigurumi, o Wansi, vedete voi come volete chiamarlo, e unicorno, è fantastico! Me l'avete visto di sicuro indossare nel Lazy Day Tag ed è favoloso. A parte che è morbidissimo, ma poi ha una combo di colori fantastica, cioè questa coda poi è morbidissima! È davvero fantastico, non ne ho avuto mai una, questo è il primo ed è fantastico, è favoloso. Quest'inverno lo metterò tutti i santi giorni, lo so già. Spero di avervi mostrato tutto, ho paura di aver tralasciato qualche cosa, ma essenzialmente le cose sono queste. Ho ricevuto davvero tantissimi regali e so che non ho fatto tantissimi acquisti, però per me sono davvero tanti e sono le cose che dai mi mancavano e quindi ho dovuto prendere assolutamente. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete idee o proposte per il prossimo video. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo, ciao! Wow!
Non ci arrivo!